Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa. Come potete vedere è un punto veramente particolare, molto bello da vedere, ma ad effetto perché è un punto in 3D. La cosa particolare è che praticamente la borsa, vedete, ha ovviamente un bel laterale, ma noi andiamo a lavorare questo laterale non a parte, quindi cucito, ma lo lavoreremo direttamente alla borsa. Quindi anche per gli Principianti, questo sviluppo di borsa è veramente molto molto semplice come potete vedere. Io ancora devo foderare la borsa, e nonostante questo, il cordino vedete tiene su benissimo la borsa. Per il manico, ho realizzato un manico tubolare che, ovviamente, voi potete realizzare in qualsiasi misura, anche più lungo, o potete aggiungere una catena se volete allungare il vostro manico. Per questo manico, io ho realizzato già un tutorial quindi, in questo tutorial, non vi faccio vedere lo sviluppo del manico. Ma tranquillamente, nel box informazioni sotto a questo video, io vi metto il link per sviluppare. Parlo quindi, ragazze, potete ovviamente realizzare questa borsa con qualsiasi materiale, con qualsiasi cordino. Vi sconsiglio la fettuccia perché questo punto, ovviamente, con la fettuccia viene molto grossolano e quindi magari si perde la bellezza. Un qualsiasi cordino per il cordino che uso io, andiamo a vedere nello specifico come è, com è fatto. Io ho utilizzato, vedete, il cordino indolore. Questo è un cordino ehm, che come dico io eh, ci ho messo la faccia, nel senso vedete che porta anche il mio logo, il mio nome. Questo perché nonostante è un cordino in polipropilene, quindi un cordino abbastanza rigido, avete visto, tiene sulla borsa, è un cordino che veramente non vi distrugge le mani. Io lo lavoro con uncinetto 4, ma per chi ha l'abitudine di tirare troppo il lavoro può lavorare addirittura con 4,5. 5. il risultato lo avete visto quindi andate a provare questo cordino potete ordinare sia da whatsapp che dal sito web per chi ha difficoltà dal sito web basta praticamente eh, fare un messaggio su whatsapp non telefonare ma fare solo messaggio whatsapp per ordinare detto questo passiamo al tutorial per il tutorial mettiamo su 34 catenelle che con il mio filato da 2 mm corrispondono a circa 26 centimetri uncinetto numero 4 adesso guardate io giro e vado a lavorare qui per le maglie dobbiamo avere delle maglie dispari quindi se io metto su 34 catenelle una catenella sarà per girare avrò 33 maglie basse quindi maglie basse dispari quindi qualsiasi Larghezza voi dobbiate raggiungere tenete sempre conto che le maglie devono essere dispari. Ora qui ho la catenella, giro, vedete il lavoro entro e lavoro la prima maglia bassa e così vedete in ogni maglia, quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad ottenere. 33 maglie basse totali arrivo nell'ultimo punto e lavoro l'ultima maglia bassa e così abbiamo raggiunto le nostre 33 maglie basse adesso una catenella giro il lavoro dentro nella prima maglia bassa e lavoro un'altra riga di maglie basse quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa per le principianti se avete difficoltà nel riconoscere i punti bassi mettete un marcapunti sul primo e l'ultimo punto così da non confondervi e lavoriamo Un'altra riga di maglie basse, nell'ultima maglia, lavoro l'ultima maglia bassa. Io ho completato, vedete la seconda riga. Adesso vado a proseguire sempre con una catenella, giro il lavoro e lavoro altre due righe di maglie basse, quindi un totale di quattro righe a maglia bassa ho completato le quattro righe 1 2 3 4 ed ho uno spessore di 3 centimetri e la larghezza con, lavorando la maglia bassa è di 25 adesso alterneremo il nostro punto fantasia in due righe la prima riga iniziamo con 1 2 e 3 catenelle giriamo il nostro lavoro filo sull'uncinetto adesso guardate bene entro guardate nel punto dove ho lavorato le mie 3 catenelle quindi nello stesso punto prendendo entrambe le asole quindi 1 e 2 e lavoro 2 maglie alte che con quella da 3 catenelle sono un totale di 3 quindi 1 2 e 3 adesso saltiamo un punto di base entriamo in quello dopo prendiamo sempre entrambe vedete le asoline e lavoriamo una maglia bassa filo sull'uncinetto saltiamo un punto entriamo in quello dopo ma adesso non entriamo prendendo due asoline ma ne prendiamo solo una in coste e lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ora saltiamo un punto di base entriamo in quello dopo prendendo entrambe le asole. E lavoriamo una maglia bassa, quindi, solo, quando lavoriamo le cinque maglie alte, lavoriamo in coste. Facendo questo, vedete, il nostro punto, vedete, va a creare un effetto in 3D. Adesso filo, sull'uncinetto. Saltiamo, un punto e entriamo in coste per lavorare, le nostre cinque maglie alte nello stesso punto, quindi 12. 3 4 e 5 maglie alte. E ora saltiamo sempre un punto di base, entriamo in quello dopo e qui prendo entrambe, vedete le asole e lavoro una maglia bassa. Quindi è molto molto importante che voi seguiate questi passaggi. Quindi le 5 maglie alte andranno sempre lavorate in coste, cioè prenderemo sempre la solina esterna e non tutti e due. E ora dobbiamo proseguire sempre alla stessa maniera. Salto sempre un punto di base, entro in quello dopo e qui per lavorare le mie cinque maglie alte. Entro in coste con la solina esterna e lavoro le 5 maglie alte 2 3 4 e 5 e di nuovo salto un punto entro in quello dopo entrambe le asole e chiudo a maglia bassa e questo vedete sarà il risultato e vado a lavorare in questa maniera fino a fine riga. Quando abbiamo completato, vedete, tutta la riga. A fine riga abbiamo lavorato la maglia bassa, abbiamo due maglie basse adesso filo sull'uncinetto. Abbiamo iniziato con tre maglie alte, terminiamo con tre maglie alte e le maglie alte le andiamo a lavorare prendendo entrambe le asole e quindi 12. E 3 maglie alte quindi noi lavoriamo alla stessa maniera di come abbiamo iniziato 3 maglie alte per iniziare 3 maglie alte per terminare la riga avremo così 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 gruppi di conchiglie compresa quella da 3 catenelle iniziale e finale adesso non dobbiamo fare altro che iniziare la seconda riga per la seconda riga lavoreremo in questa maniera qui una catenella, giriamo il lavoro e nella prima vedete maglia alta. Io lavoro una maglia bassa prendendo sempre due asole. Ora al centro, vedete dove ho la maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entro prendendo solo la solina esterna. Vedete, ho due a soline, io entro al centro e lavoro le mie cinque maglie alte: 1, 2. 3 4 e 5 maglie alte, ora qui ho 5 maglie alte: 1, 2, 3. Sulla terza entro prendo entrambe, vedete le asole e lavoro una maglia bassa. Filo sull'uncinetto al centro vedete nella maglia bassa dove devo lavorare le cinque maglie alte lavorerò sempre in costa quindi invece di entrare così entriamo vedete al centro e di nuovo 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e cinque maglie alte in costa Qui ho le 5 maglie alte 1, 2 e 3 sulla terza, entro prendendo sempre, guardate, entrambe le asole e chiudo una maglia bassa. E come potete vedere, guardate, il davanti e il dietro di lavorazione è praticamente identico. Ora filo sull'uncinetto, qui abbiamo, vedete, la maglia bassa centrale dove dobbiamo lavorare 5 maglie alte. E qui, vedete, entriamo sempre al centro. E lavoriamo le nostre 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 e di nuovo 1 2 e 3 sulla terza maglia alta prendiamo sempre due asoline e lavoriamo la maglia bassa e dobbiamo proseguire con questa lavorazione fino ad arrivare alla fine della riga. Arriviamo guardate nell'ultimo punto basso da lavorare: quindi dobbiamo lavorare le ultime cinque maglie alte entro sempre sulla maglia bassa in costa. Quindi prendendo sempre la solina esterna, lavoro le mie cinque maglie alte quindi 2, 3, 4 e 5. E adesso, come qui abbiamo iniziato con la maglia bassa, terminiamo con la maglia bassa sulla terza catenella contando dal lato destro 1 1 2 e 3. In questo caso è una terza catenella, entro e lavoro la maglia bassa in questa maniera e così vedete man mano va a crearsi il pannello adesso iniziamo da capo alternando la prima maglia alta e la seconda parlando ovviamente di inizio perché adesso tutta la lavorazione sarà identica vedete alla lavorazione che abbiamo appena fatto adesso abbiamo chiuso con la maglia bassa iniziamo con 1 2 e 3 catenelle giriamo il lavoro e Lavoriamo nello stesso punto 1 e 2 maglie alte, e qui sulla terza: 1-2-3 maglia alta. Lavoriamo una maglia bassa, ora al centro, dove abbiamo la maglia bassa in costa, quindi ricordate sempre che dove abbiamo la maglia bassa al centro, vedete, in ognuno di questi centri lavoreremo sempre le cinque maglie alte in costa, cioè prendendo solo la solina vedete, questa esterna. 1 2 3 4 5. E 1 2 3 sulla terza maglia alta, chiudiamo a maglia bassa prendendo sempre le due asole. Quindi in coste lavoriamo solo le cinque maglie alte. Di nuovo al centro in coste lavoriamo cinque maglie alte, sulla terza maglia alta maglia bassa prendendo entrambe le asole e così fino a fine riga. Arrivati, vedete nell'ultimo punto, quindi abbiamo lavorato la maglia bassa sull'archetto da 5 maglie alte quindi sulla terza maglia alta qui abbiamo la maglia bassa filo sull'uncinetto abbiamo iniziato con tre maglie alte sulla maglia bassa vedete lavoriamo le 3 maglie alte quindi una 2 e 3 maglie alte e adesso andiamo a ripetere la sequenza con la seconda maglia alta cioè una catenella con la seconda scusate riga quindi per la seconda riga cambia praticamente solo l'inizio una riga iniziamo con tre maglie alte nella seconda iniziamo con la maglia bassa quindi entro nella prima vedete prendendo entrambe le asoline maglia alta e lavoro una maglia bassa adesso guardate qui al centro dopo le tre maglie alte ho una maglia bassa filo sull'uncinetto entro in coste perché devo sempre lavorare le mie 5 maglie alte lavoro 1 2 3 4 e 5 maglie alte adesso 1 2 e 3 sulla terza maglia alta lavoro una maglia bassa ora di nuovo al centro dove abbiamo la maglia bassa in e lavoriamo sempre le 5 maglie alte e qui sulla terza maglia alta delle 5, lavoriamo una maglia bassa prendendo entrambe le asole e così fino a fine riga lavoro l'ultima lavorazione da 5 maglie alte. Nell'ultima vedete, maglia bassa al centro, qui ho le mie 3 maglie alte. E quindi chiudo, a maglia bassa, vedete, sull'ultima maglia alta da 3 catenelle. Ed ecco: guardate che il lavoro sta prendendo sempre più forma. Ora, praticamente, io vado a proseguire sempre alla stessa maniera. Una riga lavorerò le tre maglie alte nella riga seguente, la maglia bassa, e così via, lavorando sempre, ovviamente, alla stessa maniera. Vado a proseguire, e poi vi dico quanti centimetri, quante righe ho lavorato. Allora, io ho proseguito per un'altezza di. 22 centimetri, Ovviamente sia la larghezza che l'altezza della borsa sono opzionali, dipende voi ovviamente quanto la volete grande. E ho realizzato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 righe. Adesso noi tagliamo, vedete il nostro filo e andiamo a chiudere e realizziamo un altro pannello praticamente identico, quindi i pannelli saranno due. A questo punto io taglio, vedete, il filo e vado a chiudere da entrambi i pannelli. Ricordate qui, vedete, è il punto, potete mettere anche un marcapunti per non confondervi. Io metto un marcapunti così saprò che qui è l'ultimo punto dell'angolo. E poi vado a chiudere, vedete semplicemente entro qui vado a creare, vedete, una solina di chiusura in questa maniera qui e poi andiamo a nascondere sempre il nostro filo all'interno del lavoro, tenete presente che essendo cordino, poi si salda con accendino senza. Nessun tipo di difficoltà. Io non lo saldo ancora perché lo farò poi sul retro del lavoro. Adesso non so ancora quale è il retro del lavoro, quindi lo saldiamo dopo in questa maniera. che vedete, sappiamo che questo è l'ultimo punto dove dobbiamo entrare per girare poi il lavoro e fare un punto tutto intorno. Adesso, prima di iniziare a lavorare dei giri intorno al nostro pannello, dovete ovviamente. In, dec, decidere da quale lato iniziare abbiamo il lato dove abbiamo vedete subito la bombatura del punto e qui invece abbiamo vedete prima la lavorazione piatta e poi la bombatura non è importante dove iniziate ma l'importante è che ovviamente siano identici i pannelli quindi se iniziate da qui ovviamente questo pannello dovrà poi essere lavorato alla stessa maniera quindi cercate di non commettere questo errore altrimenti un lato ehm, sarà diverso dall'altro Iniziamo quindi, vedete: ai lati quindi abbiamo il pannello in questa maniera. Iniziamo qui ai lati nel primo punto e andiamo a prendere il nostro filo, una catenella ed entriamo di nuovo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa su questa maglia bassa. Per i principianti, consiglio sempre di mettere un marcapunti così. Non vi confondete adesso guardate in ogni riga corrispondente entriamo e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui qui abbiamo quattro righe di maglia bassa e avremo vedete 1 2 3 e 4 punti adesso in ogni punto se andiamo a lavorare sempre le maglie basse. Qui abbiamo, vedete la maglia alta quindi entro all'interno e lavoro due maglie basse. Ora qui entro e lavoro una sola maglia bassa, di nuovo qui ho una maglia alta, vedete? E lavoro 2 maglie basse. Qui lavoro una sola maglia bassa. Nuovo, qui ho la maglia alta 2 maglie alte e qui la una maglia bassa e in questa maniera. Vedete il lavoro si stende e dobbiamo lavorare così fino ad arrivare, ovviamente, nel nostro primo angolo. Quindi arriviamo qui, arriviamo, vedete nell'ultima maglia alta. E lavoriamo le nostre due maglie basse adesso qui abbiamo vedete le prime maglie da lavorare qui abbiamo la prima maglia alta e lavoriamo due maglie basse all'interno ora in ogni maglia alta lavoriamo vedete una maglia bassa qui vedete la maglia bassa la salto vedete questa maglia bassa e la prima la salto quindi salto questi due punti e lavoro 1 2 e 3 maglie basse adesso salto questa maglia la maglia bassa vedete centrale più la prima maglia alta quindi lavoriamo 12 ed entriamo scusatemi ne saltiamo due scusatemi e di nuovo 12 2 3 e 4 maglie basse e di nuovo guardate saltiamo l'ultima maglia alta la maglia bassa e sulla maglia alta lavoriamo 1 2 3 e 4 maglie basse adesso saltiamo di nuovo vedete l'ultima maglia alta e la maglia bassa e sulla prima maglia alta di questo gruppo lavoriamo 1 2 3 e 4 maglie basse di nuovo saltiamo l'ultima maglia alta e la maglia bassa e di nuovo 1 2 3 e 4 saltiamo l'ultima maglia alta e la maglia bassa e di nuovo 1 2 3 e 4 saltiamo l'ultima maglia alta la prima e la maglia bassa e di nuovo 1 2 3 e 4 saltiamo di nuovo la maglia alta e la maglia bassa e 1 2 e 3 maglie basse ed ecco qui vedete che abbiamo praticamente terminato la riga adesso sull'ultima per girare il nostro lavoro lavoriamo un'altra maglia bassa e ora come abbiamo lavorato per l'altro laterale qui abbiamo la maglia alta lavoriamo 1 e 2 maglie basse e qui vedete lavoriamo una maglia bassa di nuovo dove abbiamo vedete la maglia alta lavoriamo 1 e 2 e qui una maglia bassa. E andate a proseguire così fino ad arrivare nell'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto laterale saliamo sulla prima maglia bassa del bordo in questa maniera qui e lavoriamo una maglia bassa. E qui vedete ci fermiamo, perché noi adesso gireremo sempre sul laterale e sulla base. Quindi sulla parte superiore noi non arriviamo, quindi non lavoriamo. Ora una catenella, giriamo il nostro lavoro. E qui nel primo punto lavoriamo una maglia bassa. Per le principianti, mettete sempre un marcapunti, così non rischiate di confondervi quando poi dovete terminare la riga. Così sapete che dovete arrivare qui. Adesso, in ogni maglia bassa, semplicemente vedete lavoriamo una maglia bassa senza realizzare nessun aumento o diminuzione. Solo una maglia bassa in ogni punto. Vedete in questa maniera, qui. quando arriviamo vedete degli angoli semplicemente noi lavoriamo una maglia bassa in ogni punto e andiamo praticamente vedete a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo messo il marca ponti arriviamo vedete nell'ultimo punto io ho messo il marca punti quindi non mi posso confondere Entro e lavoro ultima maglia bassa e poi ritorno indietro. Quindi una catenella, giro di nuovo il mio lavoro, entro nella prima maglia bassa e qui vado a rimettere il marca punti di nuovo e vado a proseguire di nuovo, lavorando una maglia bassa in ogni maglia bassa fino a. Arrivare al marca punti dall'altra parte, quindi da questa parte, qui di nuovo una catenella, giro il lavoro e di nuovo fino a quest'altro marca punti. e vado a proseguire così fino ad avere circa 4-5 centimetri. Insomma, dipende: noi quanto vogliamo l'arco il laterale? Quindi, se vogliamo 10 centimetri totali di laterale, lavoreremo 5 centimetri da questa parte, e 5 dall'altra. Allora, io ho lavorato un totale di 246 righe la riga ovviamente del primo giro intorno sono sette righe ho un totale di io calcolo anche la prima riga vedete intorno quindi tutte e sette le righe ho circa vedete 5 centimetri e poco più ok adesso noi praticamente faremo la stessa cosa anche dall'altro pannello quindi andiamo a lavorare nella stessissima maniera le Sette righe, quindi il punto tutto intorno più 6 righe di andata e ritorno, e in questa maniera vedete io ho praticamente vedete, lavorato il laterale e poi andrò ovviamente a cucire qui al centro le due parti. Ovviamente potete fare anche eh, l'intero pannello, quindi pratica dell'interno l'intero, scusate, laterale e poi dopo andare soltanto a cucire il pannello facendo ovviamente il giro solo il giro tutto intorno. Però questo sistema è molto più semplice anche per le principianti. Una volta vedete che io ho lavorato entrambe i pannelli, uno dei pannelli tagliamo il filo, vedete? In questa maniera all'altro, invece, lasceremo una codina bella lunga per andare poi, ovviamente, a cucire. E le andiamo a cucire mettendo dritto contro dritto, vedete? Quindi le lavoriamo al rovescio sulla parte del nostro rovescio, in questa maniera. Ovviamente, prima di andare a cucire, accertatevi di fissare bene. Vi potete aiutare con dei marcapunti. O delle pinzette, insomma, dovete contare. Vedete i punti: quindi, qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Accostate 10 punti e bloccate così, altri 10, 20 punti e bloccate così. E fate in questa maniera fino ad arrivare uh, al, dall'altra parte perché così siete sicure che non sbagliate perché se per errore avete messo qualche punto in più praticamente dopo quando andate a cucire vi troverete meno punti alla fine del lavoro quindi fate in questa maniera in modo che se andando a fare questo lavoro vedete che avete messo qualche punto in più praticamente come noi i napoletani diciamo nel lavoro lo mangiamo cioè nel senso lo facciamo rientrare senza però poi rovinare il lavoro finale quindi guardate io ho fissato tanti marcapunti adesso a questo punto lascio vedete una codina bella lunga e inizio a cucire inizio dal punto frontale in questa maniera qui vedete così e adesso rientro lo stesso nello stesso punto questa così Ora guardate non faccio altro il filo va sopra e io passo così il filo si trova così vedete io lo faccio passare sopra in questa maniera qui e dobbiamo proseguire in questa maniera andando a cucire vedete tutte in ogni maglia vedete il punto vi va sopra così il filo poi entriamo in un punto e poi in quello frontale e così quando arriviamo dove abbiamo vedete i marcapunti che abbiamo bloccato ovviamente il punto, li togliamo e semplicemente completiamo il punto prendendo tutte le asoline. E andiamo a proseguire fino ad arrivare dall'altro lato. Arriviamo, vedete, negli ultimi punti e completiamo dove abbiamo i marca punti. Li togliamo. Lavoriamo, vedete, entrato negli ultimi punti. Ed ecco qui. Adesso guardate, questo è proprio l'ultimo punto. Io ho tagliato una codina bella lunga, quindi sfrutterò ovviamente questo filo. Chiaramente, potete anche uh, fare in modo che che um, cioè andare a fare magari maglie basse. Così avete ancora il filo del gomito. Adesso andiamo a capovolgere. Quindi, volgiamo la nostra borsa in questa maniera: questo sarà il risultato: vedete della cucitura ai lati. Ecco. Una volta che la nostra borsa. Questo vedete sarà il risultato. Adesso qui abbiamo, vedete, il filo e io mi aggancio a questo filo. Ora qui ho il filo, vedete, io mi aggancio in uno dei punti, tiro il filo in questa maniera, realizzo una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e una maglia bassa. E su questa maglia bassa ovviamente vado a mettere sempre un marca punti. Ora entro, guardate, nel punto, quindi non entro qui al centro, ma in questo punto qui lavoro un'altra maglia bassa qui o vedete la riga qui un'altra riga entro e lavoro un'altra maglia bassa un'altra riga corrispondente questo è ovviamente il laterale entro di nuovo quindi in ogni riga corrispondente noi entriamo e lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare vedete dove poi abbiamo realmente questa è una riga questa è un'altra riga e qui abbiamo vedete le maglie basse Arrivati ovviamente sulle maglie basse, lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Quando arriviamo da questa parte facciamo la stessa cosa. Adesso io completo le maglie basse e poi lavoriamo qui. Completo, vedete, le maglie basse, arrivo sulla lavorazione del laterale e anche qui entro, vedete, in ogni riga corrispondente. Vedete? Nella riga corrispondente di maglie basse io allargo un po' e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Allargate sempre un po' la lavorazione, se non riuscite vedete ad individuare la riga. Completiamo l'intera riga e adesso guardate: dove ho le maglie basse, lavoro una maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare dove ho iniziato. Dove c'è il marca punti. Prima di arrivare, vedete al marca punti: abbiamo ancora parte del laterale da lavorare. Ho completato le maglie basse, entro qui, perdonatemi, entro qui. E lavoro sempre una maglia bassa in ogni riga vedete corrispondente ed ecco qui che abbiamo completato vedete il nostro bordo. adesso tolgo il marcapunti entro all'interno vedete della maglia bassa chiudo a maglia bassissima una catenella entro di nuovo nello stesso punto e realizzo una maglia bassa e su questa maglia bassa metto un marca punti e adesso realizzo una riga di maglie basse lavorando una maglia bassa su ogni punto quindi noi su ogni punto lavoreremo una maglia bassa fino ad arrivare di nuovo al marca punti quando arrivo vedete nel punto precedente al marca punti taglio il filo un ago vado a chiudere tolgo il marcapunti: entro vedete sul davanti esco sul dietro e poi entro al centro della lavorazione in questa maniera qui e così guardate non abbiamo scalino ovviamente poi andiamo a nascondere vedete all'interno del lavoro sempre le nostre codine Ovviamente qui a un certo punto vedete io non, non sono riuscita a fare tutte le righe che dovevo fare con il filo ovviamente rimanente della cucitura ho dovuto aggiungere il cordino ovviamente poi andate a tagliare anche i fili di rimanenza e qui andiamo sempre a saldare con l'accendino e facciamo la stessa cosa anche con quest'altro filo Adesso guardate la borsa si presenta così larga. Io che cosa faccio? Questo vedete è il laterale. Qui c'è la cucitura centrale. Io piego semplicemente in questa maniera qui. Vedete? E faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte. Invece di mettere un bottone magnetico per chiudere, io semplicemente vado a mettere un anello. Dell'anello ma dei manici perché in questa maniera si va a chiudere, e in più, vedete, essendo la borsa abbastanza larga, abbiamo, vedete, comunque la possibilità di riporre le cose di prenderle senza avere un'apertura troppo larga. A questo punto, quindi vedete, io ho semplicemente agganciato con un anello i miei manici tubolari. Per i manici tubolari, io vi metto il link, ovviamente, nel box informazioni per poter sviluppare questo tipo di manici. Ma potete a vostro piacimento abbinare qualsiasi matico, vedete nei lati viene questa piega, e quindi abbiamo dato questa linea particolare alla borsa. Io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.